fin dall'inizio del mio mandato un punto fermo, la cultura come motore per questa comunità. Ci siamo impegnati affinché questa città diventasse un cantiere di arte contemporanea in rapporto stretto con il saper fare dei nostri ceramisti, un modello esportato anche in altre realtà. Ci siamo impegnati affinché il MAB diventasse, oltre a un centro di aggregazione, anche un centro di produzione culturale con la Fondazione Museo Montelupo, senza mai dimenticare la storia. Non è un caso che il mio mandato si concluderà con una grande mostra su 9 secoli di storia della ceramica a Montelupo. Il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino è il fulcro del sistema museale della città. Noi stiamo per aprire una mostra, credo importante, giocata un po' sui colori della ceramica di Montelupo, che è uno dei tratti più caratteristici, più tipici della produzione locale. Ora, su questo tema del colore vogliamo aggiungere anche il racconto, che è un racconto fatto di curiosità, di eventi, di aspetti sociali, economici, anche poco conosciuti al grande pubblico, che riguarda in primo luogo Firenze. La Firenze soprattutto dei medici, la Firenze delle grandi casate, degli istituti sanitari che hanno lavorato e hanno reso civile questa città prima di tante altre d'Europa. C'è sicuramente, come dicevo, il Museo della Ceramica, ma c'è anche il Palazzo Podestarile. Fornace Cioni si trasformerà in una fornace rinascimentale, creando l'opportunità a chi la visiterà di capire un po' i processi principali della realizzazione ceramica. E quello dei colori sarà un po' in qualche misura il leitmotiv del paesaggio della ceramica, cioè trasformare quello che è un patrimonio adesso puntiforme in un museo diffuso sul territorio, che considera in primo luogo la ceramica, ma anche aspetti come l'archeologia, che non sono minoritari. Hi, I'm from Western Canada and visiting Montelupo, the city of ceramica. I love photographing Italy. La memoria è fondamentale per ogni comunità, bisogna ricordare il passato, bisogna evitare gli orrori e gli errori del passato. È per quello che l'8 marzo è la data più importante per quanto ci riguarda, la data che ha visto la deportazione di nostri concittadini nei campi di concentramento. È bene ricordare che molti di loro non sono mai ritornati, hanno finito la loro vita là. Ecco, legata a questa manifestazione ci sono stati molti eventi, proiezioni cinematografiche, quindi iniziative importanti, ma io credo che il fil rouge che ha visto l'impegno dell'amministrazione sia stato quello del coinvolgimento importante dei nostri piccoli grandi cittadini, che sono gli studenti delle scuole medie, che fin dal primo anno con il loro consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze hanno partecipato elaborando la memoria, presentandola ai cittadini e facendo sì che queste ricorrenze non fossero ricorrenze solo istituzionali, ma profondamente sentite dalla nostra cittadinanza e dalla nostra comunità. L'esercizio della memoria non si è limitato alla sola Seconda Guerra Mondiale. Penso all'evento che ha riflettuto sugli eventi tragici della Prima Guerra Mondiale, altro capitolo importante della storia del nostro paese, ma anche a un capitolo più recente, quello del 68, di quello che le generazioni e per le generazioni ha significato quel periodo e quali sono stati poi le conseguenze e gli effetti per le generazioni successive. Quindi una memoria a 360 gradi. Quello che caratterizza la stagione culturale di Montelupo Fiorentino negli ultimi anni è essenzialmente ciò che di più importante ci può essere in uno di quei centri culturali che un tempo erano gloriosi per la propria produzione artigianale, cioè creare una congiunzione tra i saperi della ceramica e l'arte contemporanea, gli artisti contemporanei, che storicamente sono sempre stati quelli che hanno reso possibile l'aggiornamento culturale, stilistico, che poi si ripercuote anche sul mercato,
delle maestranze artigianali e degli artisti artigiani, come a Montelupo sono tanti. Da questi grandi vasi che ricordano appunto le giare della tradizione, e da questi elementi in qualche modo, come fossero dei grandi vasi, fiorissero dei fiori o degli alberi che rappresentano in qualche modo l'evoluzione in termini di contemporaneità. Quindi quello che si è cercato di fare prima ancora del mio arrivo con Materia Prima e poi con Materia Montelupo, con Doppio Circuito, con tutti questi progetti di cantieri culturali, è trasferire proprio questo senso della contemporaneità artistica attraverso artisti importanti che sono venuti a Montelupo e hanno cercato di trasferirla nella ceramica. In realtà la sfera deriva dal cubo, il cubo è la ragione e la sfera diventa la poesia. Il cubo lo esponiamo al vento, il vento lo consuma, il mare consuma il cubo e diventa una sfera. In questo modo, non trattando gli artigiani come semplici esecutori, ma come persone in dialogo con loro. Da questo punto di vista i risultati straordinari sono stati che gli stessi artigiani dalla prima edizione di Materia Montelupo, ad esempio, hanno cominciato a partecipare a questi cantieri con delle loro produzioni, oggi dialogano con artisti importanti anche al di fuori dei nostri progetti e si candidano ad avere nuove linee di mercato, ad essere nella pura contemporaneità. Really enjoying your town of Montelupo. Thank you very much. Un segno di questi 5 anni di politiche giovanili sul territorio comunale lo ritroviamo sui murales realizzati sulle torrette che sono state restaurate durante la manifestazione Full Park che si è tenuta a settembre 2018 e che ha visto coinvolto tutti i giovani di Montelupo in un bellissimo evento fatto di musica e di arti contemporanee. Ma Full Park nasce da un'altra iniziativa, da un altro progetto che è il Centro Giovani di Montelupo, al quale tutti i ragazzi e le ragazze del nostro paese possono partecipare, dove si riuniscono più volte a settimana per stare insieme, divertirsi e anche studiare e fare i compiti. Se dovessi fare un bilancio delle politiche giovanili di questi anni, posso dire che sono stati caratterizzati soprattutto dall'ascolto dei giovani, perché è solo relazionandosi con loro che si possono creare dei servizi utili e adatti anche a questo pubblico più giovane. Allora, il MAB nasce da una specie di scommessa, quella di creare un polo culturale cittadino. Devo dire che in questi 5 anni è una scommessa che è stata vinta. Intanto sono stati realizzati eventi di vario tipo, concerti, presentazioni di libri, conferenze, seminari e tanto altro ancora. E poi bisogna dire che a livello di biblioteca, grazie anche ai nostri orari estremamente ampi, siamo diventati il serbatoio di tutto l'Empolese Valdelsa. Gli studenti vengono a studiare a Montelupo nella nostra biblioteca da Empoli, da Castelfiorentino e trovano un ambiente estremamente accogliente e familiare grazie anche al MAB Caffè che è estremamente apprezzato. Oltretutto anche i bambini di Montelupo, nonché quelli delle zone limitrofe, frequentano la biblioteca in maniera continuativa. I dati sono particolarmente eclatanti. Abbiamo in un anno oltre 70 eventi, più di 3.400 presenze, oltre 17.400 prestiti ed effettivamente una media estremamente superiore rispetto a quella della zona, che probabilmente è incrementata anche dall'alto numero di bambini che frequentano la nostra biblioteca e che effettivamente danno l'idea di una generazione di giovani montelupini che sta crescendo abituata al piacere del libro, al piacere della letteratura e alla bellezza di frequentare una biblioteca pubblica.
I'm from Canada. It's a wonderful town over here. All the friends came with here. I'd like to say thank you. It's a beautiful country. Faccio parte dell'Associazione del Borgo degli Arlecchini. E noi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio organizzando eventi con cadenza mensile che cercano appunto di promuovere il territorio e far sì che venga conosciuto dalle realtà a noi circostanti. Ora, mi avete preso in un momento un attimino carnevalesco, è una festa di carnevale. Io sono uno dei beneficiari dei contributi di Montelupo al centro. Ho spostato qui la mia attività da Arezzo Chiara, l'ho portata a Montelupo. Sono entrato a far parte del Borgo degli Arlecchini ed eccomi qui a cercare di rendere vivo questo centro storico. Fin dall'inizio del mio mandato ho considerato la cultura come volano strategico della crescita della nostra comunità. Ceramica, così si chiama da qualche anno, l'annuale festa che celebra questo meraviglioso materiale, è un evento importantissimo che da subito ci siamo impegnati a far crescere. Anno dopo anno, osando ogni anno di più, questo evento è diventato punto di riferimento nazionale e non solo, grazie alla collaborazione dei nostri grandi ceramisti. Il tutto aiutato da una impostazione che vede questo evento come elemento di restituzione di una più ampia politica culturale che ruota intorno alla ceramica. Il mio mandato si conclude con Primavera in Villa, una serie di eventi che da marzo a fine giugno, grazie anche alla collaborazione con il Demanio, avranno l'obiettivo di consegnare e far vivere ai cittadini la Villa dell'Ambrogiana, straordinario complesso mediceo. Eventi culturali, mostre, eventi sportivi, convegni, particolarmente importante quello organizzato con l'UNESCO in vista di un futuro e auspicato riconoscimento della villa come patrimonio dell'umanità. Insomma, tanti eventi per far rivivere una straordinaria eccellenza storico-architettonica della nostra città.